tutti, eccoci qui. Appena completato il flashing di Selfish OS versione 2.1 su Sony Xperia X versione dual SIM, quindi anche se l'immagine era per la single SIM è andata bene. E scopriamo insieme Xperia con Selfish. Sblocco. Corri dal volto sinistra per sbloccare. Ok. Paginavamo con le app ridotte a icona. Ok. Le notifiche tuoi social feed. Ok, vediamo cosa sono. Scorri da sinistra per tornare. Ok, perfetto. Ben fatto. Mi sembra molto BlackBerry. Continua. Scorri dal bordo inferiore per aprire la guida delle app. Va bene. Le tue app installate. Perfetto, scorri dal bordo per chiuderla. Molto bello. App contatti tutta icona. Scorri andare alla home. Continua. App galleria di tutta icona. Foto. Ok. Va bene. Continua. App telefono. Dopo tutto questo è un telefono. Ma neanche qui ci sono le donne fake. Che sola. No, ok. Va bene. Ora tocca a te. Mazza è potente il touch, la vibrazione che continua. Amico chiamato. No, non ti voglio rispondere. Trascinamento, quindi trascina da dove? Ignora. No, non ti voglio rispondere. Chiedi tutorial. Bene, finito il tutorial, adesso dovrebbe richiedere il PIN, vediamo un attimo. Sì, a posto, non lo richiede. Sembra molto bello, le iconette un po' grandicelle forse. Bellissima la grafica. Sì, scarica l'app. Poi esploriamo insieme lo store. Comunque ho abilitato il supporto anche per le APK Android. Quindi, però il Google Store non è supportato, ma non è una mancanza. Molto bello, molto bello. Non è il mio. Avevo anche l'LG, l'FX Zero, che è un sistema simile, però Firefox OS, però mi sembra molto simile. Problemi con lo store, incominciamo bene. Va bene, stop. Alla prossima.